Oggi la squadra riprenderà la preparazione al Partenone Lombardi in vista della sfida di domenica in trasferta contro il Picerno. La squadra è rientrata ieri da Catanzaro, dove ha effettuato un allenamento defaticante mattutino presso lo stadio comunale Rocco Riga di Lamezia Terme. Gli elementi che non hanno giocato in Coppa Italia, invece, si sono allenati regolarmente, seguendo un programma specifico dato dallo staff. Fermi Manuel Ricciardi, uscito dal match di Coppa contro il Catanzaro per un affaticamento a flessore, e Simone Auriletto, che ha riportato una botta alla caviglia in seguito a uno scontro di gioco. Per la gara di domenica, fondamentale per riprendere il cammino verso i playoff, Rastelli recupera Janes, di rientro dalla squalifica rimediata contro il Catanzaro in campionato, e Zvanandrea, che sembra aver recuperato dall'infortunio. Si lavora per recuperare Dall'Oglio e Marcone, con particolare attenzione dedicata al centrocampista, fondamentale per dar quantità e qualità al centrocampo in emergenza di uomini. Difficile il recupero di Aie e di Gaudio, che rimarranno ancora fuori squadra per degli acciacchi muscolari. Intanto, immaginando come l'Avellino potrà scendere in campo domenica, si inizia a riflettere sulle posizioni di Murano e Canutè. I due calciatori sono andati in gol in Coppa Italia, mostrando anche una buona tenuta in campo. L'attacco, mostrato mercoledì pomeriggio, ha evidenziato dei movimenti diversi, soprattutto per i due esterni d'attacco, che si accentravano verso l'area di rigore invece di concentrarsi sull'esterno, come accaduto con il Giuliano, con Gambale troppo solo in area di rigore. Sicuramente il lavoro dovrà concentrarsi sulla difesa, dove bisogna migliorare alcune situazioni di gioco. Le ultime due gare hanno visto la formazione irpina subire alcune azioni e anche gol in maniera identica, con il centro dell'area di rigore sguarnita e una difesa troppo schiacciata in aria, con il centrocampo che non si abbassa a dar supporto. Movimenti sui quali Rastelli dovrà prestare attenzione. Domenica, come dicevamo, l'Avellino è chiamato a far punti importanti per gli obiettivi stagionali e per ricominciare un percorso bloccato all'ultima gara per Salpartenio.